e siamo pronti per valutare la excimer laser trabeculotomy, di cui stiamo vedendo un tutorial. Anche questo intervento, caro Vittorio, è estremamente semplice e si prospetta come una delle situazioni più promettenti. Quindi una parachirurgia? Esatto, si entra con la sonda laser e la sonda laser emette la sua luce. Precisiamo che è un laser ultravioletto a 308 nanometri in xenon chloride. E cosa fa? Buca? Buca. Fa un'ablazione fredda, nel senso che non c'è cicatrizzazione della ferita, e come potete vedere nel tutorial si possono eseguire un numero abbastanza elevato, anche 10 aperture, che hanno un diametro di circa 200 micron, al solito. Quindi nei settori nasali e nasali inferiori deve andare in sala operatoria, però c'è un piccolo tunnel e una sonda che entra in camera, non si può fare dall'esterno. Sicuramente, no? Sicuramente. E poi produce e viene fatta dall'interno. C'è una macchinetta che produce oblò, mi sembra di capire. È una macchinetta che fa dei buchini senza rivetto, esatto. Buchini liberi di fare in modo che l'acqua acceda al trabeculato. Ok, vediamo Guido Caramello. Concettualmente è fantastico questa idea, insomma. Sicuramente. Però la tutorizzazione che abbiamo visto prima potrebbe teoricamente, mentalmente, no, darti l'idea che il buco resti. Certo. Guido, sei in diretta. Sì, grazie. Allora, Mario ha già dato delle importanti informazioni sul laser, perché non può essere a lunghezza d'onda più bassa, perché sotto i 300 non si può utilizzare le skimmer laser in una cannula. Qui abbiamo quindi 500 di spessore e 200 la fibra ottica laser. Questo sicuramente non è un paziente semplice, è un paziente che ha un glaucoma quasi preterminale, non proprio, ma comunque da tanti anni che lo seguo, ha avuto già un express, vedete, che si è chiusa, ha avuto anche una trabe che si è chiusa, adesso ha un tono di 24, l'indicazione di questo laser è, l'indicazione di questo laser è questo, sì, tagliente, è quella di utilizzarlo sia in associazione con la cataratta, con una FACO, sia in modo secco, singolo, sì, grazie. Là va bene la cornea. Quindi in preferenza in occhi pseudofachici? Preferenza, no, in tutti gli occhi in cui hanno un buon angolo, un angolo, diciamo, aperto. Beh, quello è logico. Logico. Adesso questo paziente qui, io ho dato questa indicazione, anche se lui ha delle goniosinecchie, però il settore infero-nasale è abbastanza libero. Bisogna anche dire che questo laser viene posizionato, i fori vengono posizionati in questo settore, perché in questa zona qui ci sono più vasi collettori e quindi il canale di, diciamo, far passare il liquido in questa zona ottimizza quello che è il risultato. Certo, diceva quella che un'osservazione che aveva fatto Mario Sbordone prima, se in qualche maniera appunto dei ricordi di anatomia possano guidare il chirurgo, ecco, dammi un po' verso qualche scelta. Mi piace molto il fatto che una metodica mix sia stata presa in considerazione da un esperto come Guido dopo fallimenti di chirurgia tradizionale maggiore, chiamiamola. Esatto. Beh, del resto che chance avresti avuto? No, sicuramente le congiuntive. La chance qui potrebbe essere un tubo, però teniamo conto che, certo, comunque con questo campo visivo, che se volete poi vi faccio vedere, dammi l'F. Sì, ma insomma, diciamo, tu hai ragionato ancora da glaucoma primario, sì, e non da glaucoma, sì, terminale, sì, o secondario. Cioè, io penso che tante volte dobbiamo, come metto qua, dobbiamo proprio cercare di fare il meno possibile, ma cercare di allungare la vita di questo occhio, ecco, certo. perché com'è così? Sì. Secondo me è una strategia che ha del buon senso. Certo. Sì, certamente, anche perché è notorio che se tu
scusa, se tu sottoponi un paziente già super trattato ad altri interventi assolutamente impegnativi, il neurotico disperatamente soffre da una chirurgia di questo genere. Quindi certo, puoi ottenere dei risultati ottimi dal punto di vista tonometrico e lasciarti invece scivolare via il residuo visivo del paziente. Certo, quindi questo tipo di trattamento che è innocuo, cioè, se va se no non succede. Certo. Allora vedete, io non ho tanto spazio. Vedete il trabeculato, che ci sono delle sinecchie, diciamo che è un'indicazione un po' estrema, comunque vedete la zona del trabeculato che cerco di aprire. Un'altra indicazione è quella di formare, vedete qua, sta cercando di creare col visco materiale una piccola apertura, un miglior visibilità, esatto, visualizzazione meglio ancora dello Schlemm. Dai. Il colore dell'iride non farebbe pensare a un alterato clivaggio e anche in fondo questa anatomia. Dai. Dell'angolo, Beatrice? Sì, io non volevo dire, ma l'angolo è assolutamente un po' alterato. Dai. Dal punto di vista, quindi sto facendo il laser in questo momento. Sì, stiamo vedendo. Bisogna sempre appoggiarsi leggermente anteriore. Questa è una sonda sagomata che segue proprio il profilo corneale. Vedete? Dopo ce la fai vedere, sì, casomai hai forte ingrandimento. Tenersi, tenendo conto di... Dai. Tu per sagomata intendi un po' curva? No, curva. Bevel. Sì. Bevel up, quindi come terminale, diciamo un po' obliqua. Dai. E certo, perché così diciamo la porzione inferiore tocca sull'iride o quasi e c'ha un appoggio, e invece c'è, dai, la zona di sparo che è più libera e superiormente non ha nessun ostacolo. Guai se fosse a rovescio, perché non vedresti, perché niente, si forma un tettuccio, no? Una specie. Dai. Di... E vediamo anche che in effetti si produce una certa, vedete, reazione e contrazione della radice. Infatti, stavo pensando, osservando la stessa identica cosa. Questo vedi che ci sono. Il venoso in qualche modo dovrebbe, no, essere un po' un'idea di successo. Sì, a meno. Sì, certo. Dai. Immagino di sì. Ok. Questo è quello che abbiamo potuto che fare. Tenete conto che l'angolo è sinecchiato, quindi non c'è altra soluzione che non un tubo. Se vogliamo, con tutte le... Vedete come è sinecchiato? Quindi l'intervento finito, una metodica che secondo me deve entrare nel bagaglio... Culturale, certo. Culturale, perché noi ormai... Mettimi meno inclinato il microscopio. Mentalmente, cioè, anche perché, come dicevo prima, ci arrivano dei pazienti che sono in condizioni... adesso qua non, secondo me le soluzioni non ce ne hanno altre, cioè, diciamo, questa situazione interlocutoria, certo, in attesa di eventualmente il tubo. Comunque vedete che... Ma lui c'era già un express. Guardate, lì? C'era un express e c'è una trab. È una trab? Vabbè. Quindi questo vuol dire che... Senti Guido, stavo pensando a questo tuo grande amore per la chirurgia, come dire, mix dell'angolo, ma anche per altri colleghi chirurghi che stamattina ci state insegnando tante cose. Riporta un po' in auge una vecchia tecnica semiologica della gonioscopia con lente di Goldman, perché quella strumentale sì, d'accordo, ma insomma vedere l'angolo dovrebbe ridiventare un must dei glaucomatologi, Beatrice? No, ma vedere l'angolo è fondamentale. Cioè, non accontentarsi di OCT piuttosto che... Ma assolutamente, assolutamente no. Cioè, noi abbiamo sempre fatto corsi su corsi per quello che è... per tutti gli oftalmologi, non per i glaucomatologi. Ma assolutamente. Per la chirurgia, no? Sì. Io ho visto un po' al lavoro il nuovo apparecchio di gonioscopia computerizzata. Non mi convince in abbinamento con la chirurgia.
può anche essere un aiuto valido, un risparmio di tempo per l'oftalmologo generale per documentare la situazione analogamente a tutto quanto ci serve per classificare un paziente glaucomatoso. Certo. Ma il chirurgo che voglia andare in angolo lo deve vedere, perché solo così saprà quello che trova in condizioni di visibilità non ottimali. Perché queste non sono condizioni di visibilità ottimali, a parte la tensione che ha il chirurgo, che ha il malato e quant'altro. Quindi l'angolo... Mario, dimmi. Posso intervenire? Ecco, vi faccio vedere com'è la cannula del laser, vevedete? Che ha questa bevel up, sì. Quindi va appoggiata proprio contro il trabeculato. Certo. Diciamo così, tenendo conto che se si mette il centro nel trabeculato rischi di andare un po' troppo posteriore, quindi diciamo a metà del trabeculato, dove finisce il trabeculato corneosclerale. Bene. Poi un consiglio, se si dovesse fare un'associazione con una FACO, c'è chi preferisce fare prima questo trattamento, perché sovente dopo un intervento di FACO in occhi magari anche con una sclera diciamo non occhi miopi, ci può essere una maggiore difficoltà anche dovuta magari certo. all'endotelio a visualizzarlo. Beatrice Brogliatti ti sta, come dire, applaudendo a distanza. Ma volevo chiederti una cosa però. Sì. Tu dici di farlo prima di fare la FACO, la midriasi che hai non ti disturba? Sai che adesso abbiamo queste sostanze tipo le midriane, per cui si prima fai quello, poi dopo immediatamente, esatto. Immediatamente ottieni la midriasi. Perfetto, grazie. Guido, tutti quanti noi sappiamo che tu hai una esperienza strabiliante come chirurgo del glaucoma. Vederti fare un trattamento che richiede una curva di apprendimento, immagino veramente easy, veramente rapida e facile, ci sorprende. È vero che la curva di apprendimento è uno degli assi della manica di questo tipo di trattamento, quindi veramente potrebbe diventare un trattamento rivolto ai chirurghi del segmento anteriore, non specificamente i glaucomatologi? Io penso di sì. Queste sono armi in mano a chirurghi che non fanno glaucoma come diciamo quotidianamente, però e quindi dovrebbe avere una diffusione, ecco, certo. Sì, un'espansione su questa, certo. su questa chirurgia. Il problema sono sempre i costi, lo sai, perché siamo, torniamo sempre al solito punto, per evitare che arrivino troppo tardi questi pazienti, cioè o con delle congiuntive troppo compromesse, quindi questa è una tecnica estremamente, si sente, sì. Sì, classe, andiamo. Va bene, è una tecnica che è alla portata di tutti. Adesso parte il professor Carassa.